Cosa vuol dire tradire Gesù? Cosa significa rinnegarlo? Nessuno di noi ha ricevuto 30 monete d'argento, ma tutti abbiamo la libertà di rinnegarlo o tradirlo. Rinneghiamo il Signore quando ci comportiamo da ipocriti dicendo una cosa e facendone un'altra diversa, quando usiamo la Chiesa per scopi personali, quando non lo riconosciamo nei fratelli e nelle sorelle, quando partecipiamo alla Santa Messa con il corpo, ma non con la mente e con il cuore, quando non mettiamo in atto le ispirazioni dello Spirito Santo. Sforziamoci allora di capire che il traditore non è solo Giuda, ma ciascuno di noi. La domanda dei discepoli: sono forse io? Dobbiamo porcerla anche noi oggi, in questo mercoledì santo. Hai mai chiesto perdono? Quando e come hai rinnegato e tradito Gesù?